Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Fratelli e sorelle, con questa domenica comincia il nuovo anno liturgico. È come se fosse il Capodanno per noi cristiani e perciò abbiamo ascoltato il Vangelo di Luca, che sarà nostro compagno di viaggio per tutto quest'anno, fino al prossimo avvento del 2022. È un inizio, ci saremmo aspettati un Vangelo che parlasse di inizi. Invece il Vangelo ci richiama quello di Marco di 15 giorni fa, quello che ci parlava della fine, ma non della fine del mondo, bensì della fine di questo mondo che dovrà essere sostituito appunto da un mondo nuovo, quello che verrà a portare il Signore Gesù che noi stiamo aspettando. Gesù pronuncia le parole che abbiamo ascoltato in questo Vangelo durante l'ultima settimana della sua vita e le pronuncia nel Tempio di Gerusalemme, dove praticamente passava tutte le sue giornate prima di ritirarsi in serata sul Monte degli Ulivi, dove con i suoi apostoli riposava sotto gli ulivi stessi. Il Tempio di Gerusalemme era una delle sette meraviglie dell'antichità. Le persone partivano dai confini della terra per andarlo a vedere e il popolo degli ebrei ne era molto orgoglioso, lo mostravano a tutti e probabilmente quel giorno qualcuno dovette far notare a Gesù la bellezza, la magnificenza, la grandezza, l'imponenza del Tempio di Gerusalemme, attendendosi da Gesù un'acclamazione di stupore, di meraviglia, di accettazione di quanto lui stesse affermando. È anche questo il motivo per cui oggi ci troviamo qui nella nostra cattedrale, che è un po' il nostro tempio per registrare la buona novella. Come era bellissimo il Tempio di Gerusalemme, così è molto bella anche la nostra cattedrale, piena di marmi, di stucchi, di opere d'arte. Ma Gesù meravigliò molto quella persona che gli faceva notare la bellezza del Tempio di Gerusalemme, dicendogli che di tutto ciò che si stava vedendo non sarebbe rimasta pietra su pietra. Questo scandalizzò molto il suo ascoltatore, ma scandalizzò molto tutti gli ebrei. Il Tempio non poteva cadere per gli ebrei, perché il Tempio era il segno della presenza di Dio in mezzo al popolo, era il segno della protezione di Dio, della benedizione di Dio sul popolo. Se fosse caduto il Tempio, sarebbe caduto tutto. Se fosse finito il Tempio, sarebbe finito tutto. Ma Gesù voleva dire proprio questo, che ciò che sembrava indistruttibile ed imponente come il Tempio comunque sarebbe finito e sarebbe stato sostituito da altro,
come disse un giorno alla Samaritana nel Vangelo di Giovanni. È venuto il tempo ed è questo in cui le persone adoreranno Dio né a Gerusalemme né sul monte Garizim, ma in spirito e verità. E poi, per rincarare ciò che stava dicendo, per renderlo ancora più comprensibile, utilizzando un linguaggio apocalittico per noi difficile, ma comprensibilissimo per coloro che lo ascoltavano, Gesù amplia il discorso e dal Tempio lo porta prima sugli astri del cielo e poi sulla terra. Fa notare, come già ci aveva fatto notare il Vangelo di Marco, che il sole, la luna, le stelle cadranno, che la terra sarà soggetta a dei cambiamenti, che muterà il cielo e la terra, che muterà anche il mare. Per noi sono le realtà più indistruttibili, più immobili, quelle che non cambieranno mai. Eppure Gesù ci dice che cambieranno, che finiranno. Infatti lo stesso salmista, dovendo fare gli auguri al re di Gerusalemme per il suo regno, gli dice: il tuo regno sarà come il sole, durerà per sempre, come la luna, durerà per tutti i secoli. Eppure il regno di Gerusalemme è terminato, così come terminerà questo cielo e anche questa terra. Ciò che resta saranno, come ci diceva anche Marco, le parole del Signore. E allora Gesù non ci vuole invitare alla paura, non ci vuole invitare ad avere l'angoscia nel cuore, ci vuole invitare alla speranza. Vuole che il nostro cuore non sia l'involucro del timore, ma che sia lo scrigno della speranza, lo scrigno che apre gli occhi su un mondo nuovo, su una nuova realtà. E per questo ci dice di metterci in piedi e di alzare gli occhi. Troppo spesso, infatti, i nostri occhi sono concentrati soltanto sulle cose della terra, sul nostro ombelico, su noi stessi, sui nostri smartphone, sui nostri tablet, sui nostri computer, sulle cose che facciamo quotidianamente. Gesù ci dice: alzate gli occhi verso l'alto, perché io sto per tornare, io sto per venire sulle nubi del cielo. Vi sto venendo incontro perché non vi abbandono, proprio come afferma l'ultima parola dell'intera Sacra Scrittura nel libro dell'Apocalisse. L'ultima parola che Gesù dice infatti è: io vengo presto. Allora dobbiamo preparare il nostro cuore all'attesa, dobbiamo prepararci ad andare incontro al Signore, e per questo motivo Gesù ci dice: fate attenzione a voi stessi. Non dobbiamo preoccuparci tanto dell'ambiente, non dobbiamo preoccuparci tanto delle altre persone, dobbiamo fare attenzione a noi stessi, a quello che pensiamo e a quello che abita il nostro cuore. Non dobbiamo permettere al nostro cuore di sperimentare le tre cose di cui Gesù ci parla oggi nel Vangelo: le dissipazioni, le ubriachezze e gli affanni. Cosa significa vivere da dissipati? Significa vivere sprecando ciò che è prezioso, non dando la giusta importanza a ciò che lo merita e invece valorizzare ciò che non serve a nulla, ciò che è di poco valore. Questa è una vita dissipata, una vita piena di tante cose che non ci riempiono l'esistenza, che non saziano la nostra fame, che non soddisfano la nostra sete di senso, di significato, di cose belle. Cosa significa fare attenzione alle ubriachezze? Significa non lasciarci stordire dalla pubblicità, dai miraggi che ci presentano tante situazioni e tanti personaggi particolari in questi tempi, di non lasciarci stordire certamente dal vino, dalle droghe, dalle sostanze, ma da null'altro che ci può impedire di perdere il contatto con noi stessi e con la realtà nella quale viviamo. E cosa significa non farci prendere dagli affanni, non vivere gli affanni, non precipitarci
continuamente da una cosa all'altra nella vita, non passare velocemente da una cosa all'altra, riempiendo la nostra vita di tante cose, ma perdendo il significato del perché le facciamo quelle cose. Gesù ci invita a rallentare, se possibile a fermarci, ad occupare il nostro tempo nel silenzio e nella preghiera, perché possiamo comprendere ciò che il Signore ci suggerisce, perché possiamo renderci conto del Signore che ci sta venendo incontro, del Signore che abita la nostra vita e la nostra storia, che, come già accennavo, non va verso il vuoto, ma va proprio verso l'incontro con il Signore. Se ci fermiamo, se preghiamo, cioè se manteniamo vivo il nostro rapporto con il Signore, la nostra comunione con Lui, non solo faremo esperienza di Dio che ci viene incontro, ma potremo renderci conto che anche noi stiamo andando incontro a Lui per realizzare ciò che già Sant'Atanasio all'inizio del cristianesimo diceva, e cioè che Dio si è fatto uomo perché ogni uomo potesse essere Dio. Credo sia il miglior augurio per questa domenica, per questo anno nuovo liturgico che oggi inizia. Auguri a tutti davvero di poter diventare Dio, come è nei sogni di Dio, come è nel progetto di Dio per ciascuno di noi.